Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo ultimo appuntamento con Spazio per Tutti. Sì, è l'ultimo perché andremo in pausa estiva. Io sono Marco del gruppo Astrofili Savonesi e questa sera abbiamo con noi Albino Carbogiani dall'INAF e Paolo Bacci dall'UAI e parleranno di un argomento molto intrigante che è il rischio asteroidi. A questo punto, di solito io annuncio il prossimo appuntamento, ma il prossimo appuntamento sarà dopo le vacanze, quindi state sintonizzati sui nostri canali e vi avviseremo delle nuove date, delle nuove uscite. Ringrazio ancora Albino e Paolo per essere con noi. Lascio la parola a Luigi. Grazie della linea, Marco. Questa sera abbiamo due ospiti, due relatori. Abbiamo deciso di parlare di asteroidi e ve li presento subito. Sono Albino Carbogiani, ricercatore dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, e Paolo Bacci, astrofilo, ma direi astronomo amatoriale dell'Unione Astrofili Italiana. Per presentare Albino Carbogiani, possiamo dire che è appunto un ricercatore, uno dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, uno dei massimi esperti italiani nell'ambito dello studio di asteroidi, comete, corpi più piccoli del Sistema Solare. Ha al suo attivo numerosissime pubblicazioni professionali, ma è anche molto conosciuto appunto come divulgatore, avendo scritto molti testi divulgativi, articoli. Io ho preparato una breve introduzione per la serata di questa sera, poi lascio la parola a loro che sono estremamente validi e più competenti di me nell'ambito di questa materia. Ricordiamo l'Asteroid Day, cioè la giornata internazionale degli asteroidi, che si tiene ogni anno il 30 giugno. Questa data è stata decisa addirittura dall'Assemblea delle Nazioni Unite, quindi a livello mondiale viene ricordato questo giorno. L'intenzione dell'Asteroid Day è quella di sensibilizzare l'opinione pubblica proprio sul rischio di impatto con gli asteroidi. Un'altra cosa che vogliamo dire è che la generazione attuale degli astronomi è una generazione molto fortunata, perché quando si parla di asteroidi, molti pensano che siano semplicemente dei piccoli sassi in giro per il sistema solare e che non siano nulla più di una piccola traccia sul fondo del cielo o un piccolo puntino fra le stelle. Ma c'è molto di più per gli asteroidi, perché da Terra noi non riusciamo, salvo rarissimi casi, a vedere dei dettagli della loro superficie. Si riescono a avere delle informazioni dalla luce che riceviamo per capire, per esempio, la composizione chimica o il periodo di rotazione, ma 30 anni fa esatti, cioè nel 1991, per la prima volta una sonda è passata in prossimità di un asteroide e quindi ci ha mandato le fotografie dell'asteroide Gaspra. La sonda era la Galileo che si stava muovendo verso Giove e abbiamo avuto per la prima volta delle informazioni e delle evidenze di quelle che erano le ipotesi che c'erano da parte degli studiosi. Appena 2 anni dopo, la sonda Galileo, che era sempre in viaggio verso Giove, ci ha mostrato le fotografie di un altro asteroide, l'asteroide Ida, e la sorpresa c'è stata nel momento in cui si è visto un piccolo satellite in orbita attorno a questo asteroide. Quindi vediamo che sono oggetti piccoli, quelli con cui abbiamo a che fare, dell'ordine di qualche chilometro, qualche decina di chilometri, ma sono mondi che possono essere anche complicati e molto interessanti da studiare. Proprio in questo periodo, la missione Osiris-Rex ha prelevato un piccolo campione dall'asteroide Bennu e lo sta riportando a Terra. Quindi vediamo che gli astronomi sono passati da fare alcune ipotesi sugli asteroidi a non solo a vederli con le telecamere delle sonde, ma
fra pochi anni, fra 2 anni, avremo proprio un campione a terra. Adesso non voglio rubare altro tempo agli ospiti e lascio la parola ad Albino Carbognani. Ringrazio il gruppo Astrofili Savonesi e Polaris per questo invito, ovviamente, sono molto contento di essere fra di voi. Ecco, allora, chiaramente come ha detto Luigi, diciamo mi focalizzo su Tunguska e Chelyabinsk. Con Chelyabinsk vi farò vedere un po' nei dettagli come sono stati ottenuti tutti i dati riguardanti la caduta e l'origine dell'asteroide. Però prima, brevemente, vi ricordo che cos'è un asteroide e in particolare perché la Terra sia costantemente, diciamo, sotto il rischio di collisione con questo tipo di corpi celesti, che ovviamente sono corpi celesti che appartengono al nostro sistema solare. Vedete in questa diapositiva una rappresentazione schematica del sistema solare fino all'altezza dell'orbita di Saturno. Praticamente avete il Sole al centro, le orbite dei pianeti terrestri, Mercurio, Venere, Terra e Marte. La Terra è diciamo, il pianeta con l'orbita in azzurro. Poi avete quella specie di fascia toroidale colore rosa, che sono, diciamo, la rappresentazione grafica della fascia principale degli asteroidi. Dopodiché segue l'orbita di Giove con le due nubi di asteroidi troiani, nelle 4 e nelle 5, i due punti lagrangiani dei punti di equilibrio del sistema Giove-Sole, e poi dopo Saturno, Urano e Nettuno. Ecco, quindi, diciamo, quello che ci interessa, l'argomento di questa sera è fascia principale, che come vedremo è l'origine dei Near Earth, ma in particolare gli asteroidi Near Earth, cioè prossimi alla Terra, quindi quelli che possono avere una probabilità diversa da zero di collisione con il nostro pianeta. Quindi diciamo gli asteroidi possono essere importanti a diversi livelli, quindi possono essere importanti perché studiando i Near Earth cerchiamo di evitare che il nostro pianeta sia soggetto a degli impatti che potrebbero avere conseguenze anche molto gravi, ma sono anche importanti, diciamo, dal punto più strettamente scientifico, perché comunque studiare gli asteroidi e le comete, in generale i corpi minori del sistema solare, vuol dire andare a studiare i resti dei planetesimi da cui si sono formati i pianeti e i loro satelliti 5 miliardi di anni fa, e quindi, diciamo, è un po' come andare all'indietro nel tempo cercare di capire quali sono le nostre origini. Ecco, adesso cerchiamo di vedere un pochino meglio. Prima Luigi vi ha fatto vedere l'immagine di Gastro ripresa dalla Galileo. Ecco, la stessa sonda Galileo riprese anche questo bel esemplare di asteroide di fascia principale, che è 243 Ida, e è un tipico asteroide, se volete, nella fascia principale. Di cui prima avete visto un po' la collocazione spaziale all'interno del sistema solare, sono noti circa 1 milione di asteroidi complessivamente. Il maggiore oggetto di questa fascia è Cerere, che però adesso è classificato come pianeta nano. Cerere ha un diametro di circa 1 migliaio di chilometri. Dopodiché il secondo oggetto come massa e dimensioni è l'asteroide Vesta, che è sui 550 km di diametro, e tutti gli altri a scendere. Quindi, diciamo, un tipico asteroide di fascia principale, se è grande qualche decina di chilometri, è un oggetto relativamente grande e massiccio, insomma, per essere un asteroide, come appunto qui Ida, che è lungo circa 53 km e largo una ventina. Ecco, se andate giù con le dimensioni, si trova che il numero di asteroidi aumenta in modo esponenziale. Quindi, mano a mano che si scende nelle dimensioni con cui voi considerate gli asteroidi, più questi sono numerosi e sono tantissimi. E questa distribuzione delle dimensioni è proprio dovuto alla evoluzione collisionale che hanno subito gli asteroidi che popolano la fascia principale. Quindi, vedete anche qui sulla superficie, in questa immagine, sulla superficie di Ida, che è
crivellata da crateri da impatto, un pochino come la nostra Luna, né più né meno. Ecco, questi crateri sono stati provocati su Ida dalla collisione di asteroidi più piccoli che popolano la fascia principale, e a sua volta le collisioni hanno generato delle schegge che sono a loro volta diventati asteroidi e così via. Quindi capite che nell'arco di 5 miliardi di anni un asteroide, che è un oggetto relativamente piccolo, vedete, non sono nemmeno sferici, Ida ha la forma di una patata, e questo vale in generale per qualsiasi asteroide. Diciamo, l'oggetto più sferico nella fascia principale è Cerere, sostanzialmente, perché supera con le sue dimensioni gli 800 km di diametro, che sono un po' il limite fra la forma qualsiasi e la forma tendenzialmente sferica per effetto della gravità che riesce, diciamo così, a rendere sferici gli oggetti. Però se l'oggetto è abbastanza piccolo, le forze di stato solido hanno una forza sufficiente a contrastare la gravità, e quindi, diciamo, l'oggetto può avere una forma qualsiasi, come appunto vedete qui Ida. Ecco, quindi dicevo, evoluzione di tipo collisionale che ha provocato un cambiamento nella struttura degli asteroidi. Qui vedete in questa bellissima animazione ripresa dalla sonda Osiris-Rex della NASA, Bennu, che ruota attorno al proprio asse in poco più di 4 ore. Questo è un asteroide molto più piccolo rispetto a Ida. Ida era lungo 53 km, qui invece Bennu è mezzo chilometro di diametro, quindi un oggetto molto più piccolo, però vedete che ha una struttura completamente diversa. Si nota subito che, ad esempio, non ci sono crateri da impatto rilevanti sulla superficie, anzi, proprio, se proprio vogliamo dirla tutta, più che un asteroide con una superficie, diciamo, solida, tipica come Ida, questo sembra più un aggregato di pietre tenute insieme dalla reciproca forza di gravità. E in effetti Bennu, diciamo, è un esempio di asteroide rubble pile, quindi con una struttura che non è monolitica, ma è formata dall'unione di tanti blocchi di dimensioni più o meno grandi che sono tenuti insieme dalla reciproca forza di gravità. Ecco, Bennu è proprio un esempio di asteroide che ha subito una collisione importante, quindi che l'ha quasi completamente distrutto. Una parte dei frammenti più piccoli e veloci sono entrati in orbita attorno al Sole, a loro volta sono diventati asteroidi, e gli altri, quelli più lenti, quelli più grandi, si sono riaggregati a formare un corpo che, diciamo, non ha niente a che fare con il corpo primitivo. Vedete anche questa forma a diamante, che è l'effetto della rotazione abbastanza veloce di Bennu attorno al proprio asse, che ha provocato un accumulo di materiale sulla fascia equatoriale dell'asteroide. Quindi vedete che guardare Ida e guardare Bennu è un po' come vedere l'inizio e la fine dell'evoluzione di un asteroide. Insomma, Ida è il blocco monolitico, diciamo, abbastanza primitivo, mentre invece Bennu è il risultato di collisioni importanti che si sono avute nella fascia principale. Ecco, quindi questo tipo di collisioni sono andate avanti da 5 miliardi di anni a questa parte, e hanno provocato tantissimi asteroidi secondari, tantissime schegge, okay, che sono entrati in orbita attorno al Sole, hanno aumentato la popolazione della fascia principale, ma ovviamente una scheggia, quando viene generata, può avere una velocità anche abbastanza diversa da quella del corpo progenitore, a seconda dell'energia cinetica che riesce a portarsi via, e quindi capite che è ragionevole aspettarsi che dalla fascia principale degli asteroidi, quindi la zona di oggetti rocciosi compresa fra Marte e Giove, escano dei frammenti e quindi si generino altre popolazioni di asteroidi, come ad esempio la popolazione degli asteroidi near Earth, che sono, diciamo, le schegge delle collisioni avvenute nella fascia principale, che sono state proiettate al di fuori di questa regione di spazio, sono entrate ovviamente in orbita eliocentrica. Alcune possono anche essere state espulse dal sistema solare se la velocità è abbastanza alta, se è superiore a quella di fuga, oppure possono essere entrate in collisione con il Sole, quindi essersi vaporizzate nell'atmosfera del Sole. Ma comunque, diciamo, gli asteroidi che sono sopravvissuti a questo processo dalla fascia principale verso il sistema solare interno, adesso ce li ritroviamo grosso modo ad orbitare nella stessa regione di spazio in cui orbitano i quattro pianeti terrestri, e in particolare la nostra Terra. E quindi è per questo motivo che si parla di asteroidi near Earth, quando, diciamo così,
la distanza fra l'orbita della Terra e l'orbita dell'asteroide scende al di sotto di circa 0,3 unità astronomiche, quindi 45 milioni di chilometri, grosso modo. Nel complesso, i near Earth noti sono circa 25.000, okay? Ma diciamo questa è solamente la punta dell'iceberg. In realtà si può stimare che in base alla legge di crescita esponenziale con il diametro, man mano che scendete col diametro, il numero di asteroidi near Earth raggiunge diversi milioni di esemplari. Quindi capite bene che anche se ne sono noti 25.000, può sembrare un numero importante, in realtà è solamente una piccola parte della effettiva popolazione di asteroidi che è possibile stimare. Ecco, vi ho detto che i near Earth vengono generati dalle collisioni all'interno degli asteroidi di fascia principale, però diciamo non è proprio tutta la storia, ci vogliono altri ingredienti che sono un po' sintetizzati in questa divertente vignetta disegnata da Vincenzo Zappalà, che è stato direttore dell'Osservatorio Astronomico di Torino, in cui voi vedete due asteroidi A e B che si incontrano, ossia hanno una collisione, vengono generati dei piccoli frammenti, vedete qui C e D. Questi piccoli frammenti si subiscono oltre all'effetto della forza di gravità di Giove, che è all'esterno della fascia principale, quindi da un contributo importante alle perturbazioni gravitazionali delle orbite degli asteroidi, sono anche soggette all'effetto della radiazione solare. La radiazione solare viene assorbita dalla loro superficie, gli asteroidi sono anche oggetti abbastanza scuri, quindi assorbono bene la luce del Sole, dopodiché viene riemessa sotto forma di radiazioni infrarosse, quindi si genera una specie di effetto razzo, come quello che abbiamo sulle comete quando sublimano, e questo effetto razzo può modificare l'orbita dell'asteroide, della ex Scheggia, che adesso diciamo è diventato un asteroide autonomo vero e proprio, e questa orbita, modificandosi, può entrare in risonanza con Giove, che vuol dire che ogni tot giri dell'asteroide attorno al Sole, Giove ne fa un certo numero. Le configurazioni asteroide-Giove si replicano periodicamente nel tempo. Ecco, quindi questo provoca una somma delle perturbazioni gravitazionali che Giove provoca sull'orbita dell'asteroide, quindi è per questo che c'è il cartello Danger Resonance, perché lì sei in risonanza con Giove, quindi la tua orbita è instabile, perché viene soggetta a perturbazioni continuamente da parte del pianeta gigante. Queste perturbazioni si sommano perché le configurazioni geometriche si ripetono. E quindi l'asteroide cambia la sua orbita e può essere sbalzato in un'orbita che va a intersecare il sistema solare interno, e quindi l'oggetto diventa un asteroide near Earth. Quindi vedete che è un processo abbastanza complicato, avete gli asteroidi maggiori, le collisioni, i frammenti sono soggetti alla radiazione solare che ne cambia l'orbita, entrano in risonanza con Giove e questi li spedisce in parte verso il sistema solare interno, e quindi diventano asteroidi near Earth. E vedete che la Terra, è abbastanza, in questa vignetta, è abbastanza, non è contenta di trovarsi questi piccoli oggetti nel proprio giardino di casa. Ecco, come si vedono gli effetti delle risonanze di Giove, quindi gli effetti delle perturbazioni di Giove sulle orbite degli asteroidi? Beh, se voi fate un grafico in cui mettete il numero di asteroidi della fascia principale in funzione del semiasse maggiore, quindi in parole povere il raggio dell'orbita, vedete che in corrispondenza di certi rapporti interi con il periodo orbitale di Giove, la popolazione di asteroidi diminuisce drasticamente. Quindi ad esempio guardate qui la risonanza 3-1, che vuol dire che ogni 3 giri di un asteroide Giove ne fa uno, e le configurazioni geometriche si ripetono, e quindi qui c'è lo svuotamento di questa regione di spazio col semiasse maggiore 2,5 unità astronomiche, proprio perché Giove, appena entrano lì, li sbatte via. E la stessa cosa si ha per le risonanze 5,2, 7,3, 2,1 e così via.
Okay? Quindi vedete che queste che si chiamano lacune di Kirkwood sono, diciamo, la prova che effettivamente il campo gravitazionale di Giove ha una importanza fondamentale nel determinare, diciamo così, l'evoluzione dell'orbita di un asteroide. Quindi gli asteroidi near Earth sono, diciamo, hanno questa origine e ovviamente nella fascia principale, anche se è un tasso inferiore rispetto a quello che avveniva 5 miliardi di anni fa, quando era molto più popolata, continuano ad avvenire collisioni e continuano ad essere lanciati asteroidi verso il sistema solare interno. Quindi, diciamo così, la sorgente dei near Earth, anche se è meno intensa rispetto a qualche miliardo di anni fa, è ancora attiva. Quindi, diciamo così, di near Earth ce ne sono in giro parecchi e continueranno a essercene in giro parecchi. Quindi è un problema che ha un intervallo temporale dell'ordine almeno delle decine di milioni di anni, che è il tempo tipico che impiega un asteroide dalla fascia principale a diventare un near Earth. Quindi quando arrivano all'altezza della Terra, è chiaro, lo capite, è una cosa abbastanza intuitiva, per minimizzare il rischio di collisione, la prima cosa che dovete fare è cercare di scoprire il maggior numero di questi oggetti, di questi asteroidi near Earth, in modo da poterne ottenere l'orbita e quindi poter prevedere con un certo grado di affidabilità l'eventuale probabilità di collisione con la Terra in un futuro più o meno prossimo. Ecco, come stanno le scoperte allora dei near Earth? Beh, vedete qui in questo grafico che vi mostra il numero di scoperte in funzione della data. Vedete che l'anno che discrimina fra tante scoperte e poche scoperte è il 2000 sostanzialmente. La parte rossa vi indica la scoperta degli asteroidi con diametro superiore al chilometro, quindi oggetti grandi per essere delle schegge, e vedete che questa, la parte rossa del grafico è praticamente stazionaria al momento, è cresciuta abbastanza dal 1990 al 2000, ancora un po' dal 2000 al 2010, dopodiché dal 2010 al 2020 è praticamente stazionaria. Quindi vuol dire che sostanzialmente sono stati scoperti quasi tutti gli asteroidi near Earth importanti, quelli con diametro superiore al chilometro, quindi quelli in grado, nel malaugurato caso che colpissero il nostro pianeta, di provocare una catastrofe climatica globale, quindi di provocare un'estinzione di massa sostanzialmente. Ecco, invece, vedete che la parte arancione del grafico, che vi riporta il numero di scoperte degli asteroidi con diametro superiore ai 140 metri, sale linearmente, mentre invece sale molto più rapidamente, una cosa tipo esponenziale, la scoperta di tutti gli asteroidi. E proprio perché negli ultimi anni si cerca di scoprire il maggior numero di oggetti con diametri sempre più piccoli, quindi si costruiscono telescopi in grado di rilevare oggetti sempre più deboli, e quindi questo giustifica l'impennata del grafico. E non solo, si usano tecniche anche molto più efficaci, software molto più efficaci di detection, e questo vi causa, diciamo così, l'impennata del numero di scoperte. Come sono distribuiti i diametri? Beh, come c'è da aspettarselo, sono pochi quelli grandi con un diametro superiore al chilometro, vedete, sono solo 891, e dalle stime che se ne può fare si sa che circa questo rappresenta il 95% di tutti gli asteroidi con diametro superiore al chilometro. Poi vedete che mano a mano che scendete con il diametro il numero di oggetti sale, quindi avete un massimo tra i 30 e i 100 metri di diametro. Vedete che sembrano oggetti abbastanza piccoli, ma fra 30 e 100 metri di diametro ci sono gli asteroidi di classe Tunguska, quindi quelli di cui parleremo poi fra poco quando vi illustrerò per sommi capi quello che è successo a Tunguska il 30 giugno 1908. Dopodiché c'è una diminuzione del numero di asteroidi, quindi quelli più piccoli sembrano pochi, in realtà questo è un bias osservativo. Quelli più piccoli vengono osservati, vengono scoperti più raramente, perché sono difficili da scoprire. Infatti, vi ho detto, gli asteroidi hanno superfici molto scure, quindi se l'oggetto è anche piccolo è chiaro che sono molto deboli, visto che li possiamo vedere solamente perché riflettono la luce del sole, sono molto deboli, quindi quando sono
distanti dal nostro pianeta anche solo pochi milioni di chilometri, ovvio che non potete scoprirli nemmeno con i più grandi telescopi. Ragion per cui o passano molto vicino alla Terra, quelli piccoli, o altrimenti non potete rilevarne la loro presenza. Quindi questo è il motivo per cui bisogna utilizzare telescopi di grande diametro e di grande campo di vista in modo da massimizzare la probabilità di scoperta. E le scoperte sono casuali, ovviamente, perché voi a priori non sapete dove puntare il telescopio per scoprire un determinato asteroide, e quindi dovete spazzolare tutto il cielo in continuazione, quindi con telescopi di grande diametro, possibilmente con soprattutto un ampio campo di vista. Okay? Più è ampio il campo di vista, e maggiore è la probabilità che voi possiate scoprire un asteroide mentre sta facendo il passaggio ravvicinato, il flyby con il nostro pianeta. E vedete, questo grafico vi mostra il numero di scoperte in funzione del tempo in base alle survey che diciamo partecipano a questa caccia degli asteroidi near Earth. E vedete che sostanzialmente sono due le survey che in questi anni, quindi dal 2015 in poi, stanno trainando, stanno facendo la parte del leone. Sono Pan-STARRS e la Catalina Sky Survey. Okay? Quindi vedete che sono loro che fanno, diciamo, circa il 90% delle scoperte di asteroidi near Earth, e tutti gli altri, diciamo così, sono in corso. C'è il progetto Atlas che ultimamente, diciamo, sta dando dei buoni risultati, anche se ovviamente, diciamo, a telescopi più piccoli, quindi non è all'altezza di Pan-STARRS e della Catalina. E in ogni caso queste survey sono tutte survey statunitensi, quindi diciamo, se volete, tutto il resto del mondo è questo pezzettino marrone dell'istogramma, quindi vedete che il contributo al di fuori degli Stati Uniti è praticamente trascurabile, mentre chi sta trainando veramente le scoperte dei near Earth sono gli Stati Uniti, okay? Grazie a finanziamenti della NASA e quant'altro, e ovviamente quindi non ci si deve stupire se chi coordina, diciamo così, le scoperte degli asteroidi, che tiene un po' le fila delle scoperte, è il Minor Planet Center, che si trova Cambridge negli Stati Uniti. Il Minor Planet Center ha il compito di raccogliere tutte le osservazioni astrometriche che vengono compiute sugli asteroidi e di calcolarne le orbite, perché sappiamo che l'orbita eliocentrica è, diciamo, è un dato essenziale da conoscere se si vuole stimare la probabilità di impatto con il nostro pianeta. Chiaramente le survey fanno le scoperte. Di questo poi vi parlerà meglio Paolo più avanti. I sospetti NEO vengono segnalati su questa pagina del Minor Planet Center, che è la NEO Confirmation Page, e qui tutti gli osservatori, professionisti, amatori, eccetera, possono scegliere quale asteroide confermare in base allo strumento che possiedono, fare misure astrometriche, quindi confermare o meno la presenza dell'asteroide segnalato dal Minor Planet Center, e inviare le misure al Minor Planet Center in modo che possa quantomeno determinare un'orbita preliminare, provvisoria, in modo tale che l'asteroide non vada subito perso e che possa essere osservato nei prossimi giorni, nelle prossime settimane successive alla scoperta. Ecco, questo è un lavoro molto importante a cui gli astrofili danno un grosso contributo. Poi ve ne parlerà Paolo abbondantemente. Vi faccio solo un cenno di quello che facciamo anche qui a Loiano. Quindi il telescopio di Loiano è 1,5 metri, quindi ha un diametro importante. Tuttavia il campo di vista è molto piccolo, ragion per cui non è un telescopio adatto alle discovery, alle scoperte, quindi non è, diciamo, non ha un campo di vista di diversi gradi quadrati in cui poter rivaleggiare con Catalina, ad esempio, ma va bene per fare astrometria degli oggetti da confermare, quindi periodicamente facciamo questa conferma dei near Earth che sono segnalati dal Minor Planet Center, ne misuriamo
la posizione, il Cassini ha una buona lunghezza focale, quindi diciamo le misure sono abbastanza precise, dopodiché diciamo così diamo il nostro contributo per la determinazione delle orbite. Ecco, questo ci porta un pochino a cercare di capire come si scopre un asteroide. Il primo asteroide è stato scoperto da Giuseppe Piazzi nel 1801, 1 gennaio 1801, ed è stato appunto Cerere, che però adesso vi ho detto prima è riclassificato come pianeta nano, ma comunque diciamo la tecnica che usò involontariamente Piazzi, perché non si aspettava assolutamente di trovare un asteroide, non sapeva che esistessero, lui stava osservando il cielo per compilare un catalogo stellare e casualmente misurando la posizione di una stellina anonima di ottava grandezza si rese conto che effettivamente la stellina si stava spostando in cielo. Ecco, questa è un'immagine ripresa con il Cassini, qui a Loiano, in provincia di Bologna, e in questo campo di vista c'è un asteroide. Ovviamente, vista così, è un'immagine statica, quindi è assolutamente impossibile dire chi è l'asteroide e quali sono le stelle di fondo. Anche, diciamo, spettroscopicamente sarebbe difficile distinguere un asteroide da una stella, perché l'asteroide riflette la luce solare, quindi ha uno spettro di tipo solare sostanzialmente, a meno che non si vada a vedere nell'infrarosso le bande d'assorbimento, eccetera, eccetera. Ma insomma, diciamo di primo acchito, anche spettroscopicamente è difficile distinguere un asteroide da una stella. E quindi ci si basa sul moto proprio. E moto proprio che consiste nel riprendere un'altra immagine a una distanza di una decina di minuti e di proiettarla in rapida sequenza, l'una rispetto all'altra, quindi qui vedete che c'è questo puntino che si muove avanti e indietro e quindi questo è l'asteroide che si sta muovendo sulla sfera celeste per effetto del moto orbitale attorno al Sole. Quindi questo è il modo per scoprire gli asteroidi, diciamo da Giuseppe Piazzi in poi è sempre questo. Quindi le grandi survey, Catalina e Pan-STARRS, riprendono immagini della stessa zona di cielo a distanza di un quarto d'ora l'una dall'altra, poi fanno un confronto, anzi il software fa il confronto e si cerca di andare a vedere quali sono gli oggetti che si spostano da un'immagine all'altra, quindi quelli sono candidati asteroidi near-Earth. Ovviamente quando un asteroide di dimensioni importanti, qualche diverse decine di metri di diametro, collide con la Terra, il risultato è un cratere da impatto come questo, che è il Meteor Crater nel deserto dell'Arizona, e ovviamente possiamo divertirci a contare quali sono tutti i crateri da impatto presenti sulla superficie terrestre. Questa mappa ve li mostra grosso modo e vedete che sono circa 170 e sono per lo più concentrati sulle terre emerse, e questo ovviamente è un effetto, diciamo così, di selezione, primo perché è più complicato scoprirli sui fondali oceanici e poi perché i fondali oceanici sono luoghi in cui la crosta terrestre viene fusa e riciclata, viene fusa, riformata, eccetera, e i crateri delle terre emerse sono soggetti all'erosione eolica, alle piogge, a terremoti, eruzioni vulcaniche e quant'altro, quindi tutti i fenomeni che tendono a cancellarli. Quindi è per questo motivo che sulla Terra ci sono solo 170 crateri da impatto riconosciuti, perché il nostro pianeta è un pianeta geologicamente attivo, dinamico, che tende a cancellare le proprie strutture superficiali, la crosta viene riciclata, viene fusa, nuova crosta si forma, qui ad esempio nelle dorsali oceaniche, ragion per cui diciamo il nostro pianeta non è che sia molto adatto per capire quello che succede nel sistema solare da 5 miliardi di anni a questa parte, mentre invece la nostra Luna è molto più adatta a questo scopo. La Luna è molto più piccola, non ha una geologia di qualche rilievo, non ha un'atmosfera, quindi tutto quello che cade crea un cratere da impatto e lì resta fino a che non viene cancellato da un successivo cratere da impatto. Ragion per cui, diciamo, lo studio dei crateri della nostra Luna ci fa capire che cosa sia successo nel sistema solare, nel sistema Terra-Luna da 5 miliardi di anni a questa parte, e la storia che ci racconta è che le collisioni sono
erano almeno all'ordine del giorno. Quindi fra attorno a 3,8 miliardi di anni fa c'è stato quello che si chiama il tardo bombardamento tardivo, appunto, e che ha creato la maggior parte dei crateri di impatto che si trovano sulla superficie lunare. Complessivamente, su tutta la superficie della Luna, ci sono circa 1 milione di crateri con diametro superiore al chilometro. Quindi vedete un numero molto più imponente rispetto ai 170 crateri da impatto terrestre, che però, vi ho detto, sono stati cancellati. Quindi le collisioni asteroidi Terra sono avvenute numerosissime in passato, e anche se ha un tasso inferiore, perché comunque il sistema solare si è ripulito da una grande quantità di asteroidi che erano in orbita qualche miliardo di anni fa, comunque le collisioni, le probabilità di collisione al giorno d'oggi sono molto più basse, ma comunque non sono zero. Quindi diciamo, sappiamo matematicamente che prima o poi ci sarà la collisione della Terra con un asteroide di diametro non trascurabile, e la cosa importante da sapere è quando, okay? Cioè, a noi interessa conoscere la data, e quindi per ogni asteroide near Earth che viene scoperto si determina quello che si chiama il rischio impatto, e gli astronomi utilizzano la scala Palermo, che è il logaritmo di una quantità R, che è appunto il rischio, logaritmo in base 10, e R il rapporto fra la probabilità di impatto dell'asteroide, quindi una volta nota l'orbita si propaga in avanti del tempo, si crea una nube di asteroidi virtuali, quindi tutte le posizioni che l'asteroide potrebbe occupare in futuro nello spazio, e si va a vedere quanti di questi asteroidi virtuali possono collidere con il nostro pianeta. Quindi il rapporto fra numero di collisioni diviso il numero di asteroidi virtuali all'inizio vi dà una stima della probabilità di impatto. E questa probabilità di impatto P va divisa per il tempo che manca all'impatto con l'asteroide per la frequenza annuale degli impatti con asteroidi di energia cinetica pari o superiore a quella dell'asteroide che vi interessa. Quindi è un rapporto, un numero puro, tipicamente un numero inferiore a zero, quindi è negativo. Se fate il logaritmo di un numero più piccolo di zero ottenete un numero negativo. Come guida, sostanzialmente avete che se la probabilità, se scusate, PS, quindi il rischio nella scala Palermo è compreso fra meno 2 e 0, è un evento che richiede attenzione, se è minore di meno 2 è trascurabile, quindi potete lasciare perdere, se invece P è maggiore di 0 la situazione è di pericolo. Se volete tenere monitorata, diciamo, se siete dei tipi ansiosi e volete tenere monitorata la situazione, allora potete andare ad esempio in questa pagina della NASA, del JPL, che oppure potete andare anche in questa pagina di NEODIS, tenuta da SpaceDIS, che è una pagina dell'Università di Pisa, eccetera, e dell'ESA, e vi danno sostanzialmente, in base alla designazione dell'oggetto che trovate qui sulla sinistra, il rischio nella scala Palermo. Okay? E quindi vedete che siamo abbastanza messi bene. Più pericoloso, diciamo così, a 1950 DA, ma che comunque ha un meno 1.42 nella scala Palermo, e poi avete Bennu, l'oggetto della missione Osiris-Rex, che è meno 1.69. Però comunque, insomma, sono oggetti che vanno abbastanza in là nel tempo, 2880 e 2175, quindi diciamo per i prossimi 100 anni, fra gli asteroidi near Earth noti, non ci sono, diciamo, asteroidi che presentano un rischio nella scala Palermo di qualche destino che possa destare qualche preoccupazione. Ecco, qualche preoccupazione invece vi potrebbe venire se pensate che gli asteroidi near Earth noti sono solo 25.000, di cui circa 2.000 quelli, diciamo, con un'orbita ancora più stretta rispetto alla Terra, i cosiddetti oggetti potenzialmente pericolosi.
In realtà, diciamo, quello che ci potrebbe preoccupare è tutta la popolazione di asteroidi near Earth che noi non conosciamo. E qui comincia, diciamo così, il racconto di Tunguska e di Chelyabinsk, perché effettivamente, diciamo, ok, nel 30 giugno 1908 si sapeva malapena che esistevano gli asteroidi, quindi non si conosceva la popolazione dei near Earth, eccetera, non si sapeva tutto quello che sappiamo adesso, e quindi, diciamo, fu una collisione ovviamente inaspettata. All'epoca non si avevano le conoscenze odierne, ma tuttavia anche nel 2013 con Chelyabinsk è stata una collisione del tutto inattesa. Quindi, diciamo, le due più importanti collisioni a partire dal 1900 sono collisioni avvenute con asteroidi di cui non sapevamo l'esistenza. Quindi qui siamo al 30 giugno 1908, Tunguska, una regione della Siberia, sperduta, lontana da qualsiasi, diciamo, città che non sia un villaggio. Sono le 7:14 locali, e notate l'ora, come si fa a sapere un'ora così precisa, cioè non sono le 7:16 o le 7:12, sono proprio le 7:14, più o meno una manciata di secondi. Perché nonostante, diciamo, il luogo sperduto, nonostante i pochi testimoni oculari, quello del popolo degli Evenki, della tribù che popola questa regione, si conosce con esattezza l'ora dell'impatto, perché l'onda d'urto e le onde sismiche generate dall'esplosione furono registrate dai sismometri, dai barografi europei, e quindi da lì si è risaliti, diciamo così, all'ora esatta dell'impatto. Quindi vedete, una cosa successa in Siberia, in Russia, in un posto sperduto, lontanissimo da qualsiasi città occidentale, eccetera, ha avuto riflessi, diciamo così, su tutta la Terra. Ecco, qui vi tratteggio un pochino quello che si è potuto ricostruire. È ovvio che è stato estremamente complicato, le ricerche su Tunguska sono ancora aperte al giorno d'oggi, proprio per, primo perché mancano osservazioni strumentali, a parte l'onda d'urto e l'onda sismica, ma mancano anche campioni del corpo che è caduto sulla Terra, che sappiamo essere caduto, ma sostanzialmente non è rimasta traccia, se non in polvere. Comunque, diciamo, la visione standard dell'evento di Tunguska vede che alle 7:14 locali un oggetto, un asteroide, con una buona probabilità di 50-60 metri di diametro, entri in atmosfera a una velocità di circa 15-16 km al secondo, con un'inclinazione di circa 15-20 gradi, quindi abbastanza radente rispetto alla superficie terrestre, penetra in profondità nell'atmosfera. Qui a 8 km di quota l'onda d'urto generata dalla caduta dell'oggetto in atmosfera lo disintegra completamente, provocando un'esplosione, quindi una trasformazione improvvisa di energia cinetica in calore. Quindi viene rilasciata un'energia di circa, stimata in 12,5 megaton, grosso modo 800 volte l'energia rilasciata dalla bomba atomica di Hiroshima. Quindi un evento importante. Tenete presente che il boato è stato udito fino a 1200 km di distanza, e l'esplosione, l'onda d'urto e l'onda termica hanno devastato un'area di circa 2150 km quadrati. Quindi ci sono testimonianze dirette dell'evento da parte dei nomadi della tribù degli Evenki, che abita ancora la zona della catastrofe di Tunguska. Tuttavia, diciamo, la densità della popolazione era estremamente bassa. Fate conto, su un'area pari a quella dell'Italia mettete 20.000 persone, quella è la densità di popolazione che all'epoca c'era della regione di Tunguska. E comunque però si riportano testimonianze importanti anche a decine di chilometri di distanza, quindi con gli effetti dell'onda d'urto che arriva, che rompe i vetri, sbalza le persone e così via. E la notte dopo l'evento c'è stata la famosa notte bianca.
America tra il 30 giugno e il 1 giugno del 1908 verrà proprio ricordata, perché sia in Russia che in Europa c'era una luminosità diffusa in cielo che permetteva di distinguere gli oggetti tranquillamente senza nessun problema. Evidentemente erano le polveri dell'asteroide esploso che erano state sparate ad alta quota dalla esplosione dell'asteroide e quindi che riuscivano a diffondere la radiazione solare e quindi a illuminare la superficie terrestre. In ogni caso, diciamo, questi chiarori notturni durano fino alla fine di luglio, ok? E in alcune regioni del Caucaso si torna alla normalità solo a fine agosto. Ecco, nonostante questo evento incredibile, tutti questi effetti registrati, anche strumentali, eccetera, eccetera, chiaramente essendo la zona remota, desolata, priva di comunicazione con il mondo, diciamo, occidentale, anche solo con Mosca, passeranno diversi anni prima che venga organizzata la prima spedizione sul posto, e il primo a organizzare una spedizione nel 1927 è Leonid Kulik, che è un geologo che fu incaricato dall'Accademia delle Scienze russa di raccogliere le varie meteoriti che si potevano trovare sul territorio russo. Kulik era venuto a sapere attraverso la lettura dei giornali dell'epoca di questo evento. Lui lo attribuì giustamente alla caduta di un asteroide sulla superficie terrestre e quindi si aspettava, organizzando una spedizione sul posto, di ritrovare diversi campioni di meteoriti e quindi di poter arricchire quantomeno la collezione del museo. Quindi si fece finanziare una spedizione attraverso tutta una serie di vicissitudini non facili da superare, perché si doveva diciamo così raggiungere un luogo remoto, freddo. Tenete presente che la Siberia, la temperatura media è di meno 38 gradi, quindi in inverno si arriva a punte di meno 50, quindi capite bene le difficoltà che all'epoca dovette affrontare Kulik per arrivare sul posto. E quando arrivò sul posto si trovò davanti a uno scenario di questo tipo: una regione paludosa in cui tutti gli alberi, una vasta area, tutti gli alberi erano stati scaraventati al suolo in senso, vedete, parallelo l'uno all'altro. È una cosa ordinata, perché quando l'onda d'urto è arrivata al suolo ha spazzato via gli alberi stendendoli in senso radiale a partire dall'epicentro dell'esplosione. Queste sono foto originarie di Kulik, ovviamente, e anche al giorno d'oggi la foresta, la taiga, ovviamente è ricresciuta, ma ci sono comunque gli alberi abbattuti al suolo. E Kulik si sorprese di una cosa: non trovò nessuna, non solo non trovò il cratere da impatto che si aspettava di trovare, ma non trovò nemmeno un piccolo frammento che potesse essere ricondotto a una meteorite. Quindi non riuscì a trovare nessuna traccia del corpo cosmico di Tunguska. E questo, diciamo così, resta un mistero anche oggi, cioè come può un corpo di 50-60 metri di diametro disintegrarsi completamente senza lasciare tracce. In effetti qualche traccia però l'ha lasciato, ma tenete presente che Kulik arrivò lì 19 anni dopo l'evento, quindi se qualche frammento macroscopico di qualche decina di centimetri di diametro, eccetera, arrivò al suolo, perché sicuramente arrivò al suolo, e quella è sprofondata nella palude, è sprofondato sotto al permafrost, è stato inghiottito, quindi diciamo è stato perso completamente. Ecco, Kulik iniziò poi a misurare la direzione di caduta degli alberi e quindi si rese conto che aveva questa distribuzione, il lavoro poi fatto anche nelle spedizioni successive, eccetera, anche da altri, oltre che da Kulik, e quindi si poté determinare il punto dell'esplosione, quindi l'epicentro dove l'onda d'urto arrivò al suolo e rovesciò tutti gli alberi. E vedete che ha questa strana forma a farfalla, quindi si può, diciamo così, desumere, mantenendo una certa simmetria, che la traiettoria doveva avere un azimut di arrivo di circa 140 gradi, con la solita incertezza più o meno 10 gradi, eccetera.
Quindi, raccogliendo testimonianze dagli alberi, dai barografi, dai sismometri, eccetera, eccetera, si misero un po' insieme tutti i pezzi e si cominciò a capire quanto distruttivo sia stato l'evento di Tunguska, anche perché se noi riportiamo l'area devastata da Tunguska, la confrontiamo con le dimensioni di una città come Washington, ad esempio, ci rendiamo conto che 2150 chilometri quadrati possono contenere una città con milioni di abitanti, che quindi un oggetto di 50-60 metri di diametro come quello che ha provocato la catastrofe di Tunguska sarebbe perfettamente in grado di radere al suolo una città con milioni di abitanti, quindi di farla sparire in pochissimi istanti, ok? Quindi tenete conto gli effetti dell'onda d'urto, quanto possono essere imponenti su un edificio che oppone una resistenza molto più elevata rispetto a un albero della taiga. Ecco, vi dicevo, mancavano i pezzi dell'asteroide, mancavano i frammenti. In effetti, diciamo, non sono mai stati trovati frammenti macroscopici, quindi è per quello che su eBay non trovate la meteorite di Tunguska, anzi, se ne trovate qualcuna è ovviamente un falso, però comunque qualche granello di polvere microscopico è stato raccolto, trovato dalla spedizione Tunguska 91, organizzata appunto nel luglio del 91, qui dall'Università di Bologna, che aveva come scopo l'andare ad analizzare la resina degli alberi del 1908, perché il ragionamento era: ok, il corpo si è disintegrato nell'esplosione, si è ridotto in una nube di particelle di polvere, ma queste particelle di polvere sicuramente sono state catturate dalla resina degli alberi che era esposta nel momento dell'esplosione. E in effetti, andando a fare carotaggi di alberi e andando ad analizzare le regioni ricche di resina, sono state trovate tutta una serie di microparticelle contenenti elementi pesanti, okay, che sicuramente appartenevano al corpo cosmico di Tunguska, perché se voi fate un grafico degli elementi che trovate nelle particelle catturate dalla resina degli alberi, vedete che il picco si ha attorno al 1908, quindi tutta una serie di elementi pesanti, di metalli pesanti presenti nel particelle catturate dagli alberi nel 1908 ci dicono che effettivamente questo apparteneva al corpo cosmico di Tunguska, e quindi questo ci dà un indizio sul fatto che il corpo fosse un asteroide. Però ovviamente l'appetito viene mangiando, e quindi si organizzò anche sempre qui da Bologna, con la collaborazione stavolta dell'Osservatorio Astronomico di Torino, la spedizione Tunguska 99, e il ragionamento era: se nella resina degli alberi del 1908 abbiamo trovato alcune particelle che effettivamente appartenevano al corpo cosmico, ancora di più ce ne devono essere nel lago Cieco. Cieco vuol dire cigno, e si trova a 8 chilometri a nord-est dell'epicentro, e quindi diciamo è un bacino di circa 500 metri di diametro in grado di raccogliere un'imponente quantità di sedimenti, e quindi andando a carotare il fondo del lago per estrarre carote, andando a studiare la stratigrafia, si potevano, diciamo, catturare lo strato del 1908 e prelevare molte più particelle del corpo cosmico di Tunguska. Quindi questa era l'idea. Ovviamente è stata necessaria un'organizzazione più impegnativa rispetto a Tunguska 91, ad esempio è stato necessario utilizzare un catamarano per andare sul lago, per fare i carotaggi, eccetera, eccetera. E la cosa sorprendente di questo lago è che effettivamente, diciamo, da collettore di particelle potrebbe essere un cratere secondario dell'evento di Tunguska. Adesso non ve la faccio lunga perché, insomma, il tempo è limitato, però comunque considerate questa cosa: un tipico laghetto, diciamo, siberiano ha il fondo piatto, perché i laghetti siberiani vengono provocati dallo scioglimento del permafrost, mentre invece il lago Cieco ha una forma a imbuto. Quindi è una forma a imbuto che è più tipica di un cratere da impatto. Guardate, fatta il confronto fra
il profilo del lago Cieco è quello del cratere Odessa, che è un pochino più grande, 160 metri, ma comunque c'è un pochino più piccolo, ma insomma la forma è quella. Quindi è possibile che il lago Cieco sia un cratere secondario dell'evento Tunguska. Attenzione però, non è così semplice la dinamica. Perché? Perché quando un corpo esplode, come è avvenuto appunto nel caso di Tunguska, i frammenti più grandi, e lo vedremo nel caso di Chelyabinsk adesso, tendono a mantenere la stessa direzione e velocità del corpo originale. Solo i frammenti più piccoli hanno una velocità laterale sufficiente per, diciamo così, raggiungere la regione del lago Cieco. Okay? Quindi per diciamo giustificare il fatto che il lago Cieco abbia questa forma imbuto, quindi che sia un cratere da impatto, si è pensato recentemente che l'asteroide che ha provocato la catastrofe di Tunguska fosse in realtà o un asteroide doppio, o comunque che si sia spaccato in due all'ingresso nell'atmosfera per effetto delle forze mareali della Terra, e che quindi quello che ha provocato il lago Cieco sia un pezzo secondario dell'asteroide, che però non è stato provocato nell'esplosione, ma diciamo era già autonomo di suo. Purtroppo però nelle testimonianze visuali non c'è la testimonianza di due scie dell'oggetto di Tunguska, quindi diciamo così gli studi sono ancora aperti. Ecco, veniamo invece a Chelyabinsk, quindi molto più recente, e qui abbiamo tantissimi dati strumentali che hanno permesso di ricostruire in toto l'identikit dell'asteroide che ha colpito il 15 febbraio 2013. Il diametro stimato di questo oggetto era di circa 20 metri, okay, quindi un pochino molto più piccolino dell'evento di Tunguska, quindi per fortuna, perché altrimenti la città di Chelyabinsk avrebbe avuto qualche problemino di sopravvivenza. In ogni caso, diciamo, aveva una velocità media di 19 km al secondo, ed è esploso a 30 km di quota. Qui l'energia rilasciata nell'esplosione è stata stimata in circa 500 kiloton, quindi solamente 30 volte l'esplosione della bomba atomica di Hiroshima. Quindi vedete un evento un pochino più modesto. Ecco, questa che vedete, questa è un'immagine dell'evento, non vi faccio vedere i filmati, se volete andare a vedere i filmati sono su YouTube, ce ne sono diversi, che vi mostrano la dinamica, la discesa. Qui mi concentro più sul, diciamo, su come sono stati ottenuti i dati, perché vi ho detto, questo asteroide non era conosciuto, quindi è arrivato e ci si è resi conto che esisteva solamente quando già stava attraversando l'atmosfera terrestre, ovviamente. Queste sono riprese casuali, comunque riprese dalle telecamere, dalle dashcam presenti sulle automobili russe, oppure sono state riprese tante immagini dalle telecamere di sorveglianza e così via. E quindi ci sono tutta una serie di camere, come vedete in questa mappa. La linea nera è la traiettoria seguita dal bolide, dall'asteroide proiettata sulla superficie terrestre, e qui vedete le varie telecamere piazzate che sono state ricostruite diciamo così, triangolare la traiettoria. Ci sono due tipi, diciamo, di camere. Quelle in rosse vi indicano quelle che hanno fatto proprio il video del bolide, del fireball, e invece quelle in blu quelle che hanno registrato le ombre proiettate al suolo dal passaggio del bolide. Entrambe sono state, diciamo così, queste informazioni sono state utilizzate per la ricostruzione della traiettoria. Ovviamente però non è così banale. Perché? Beh, perché avete una ripresa diurna. Nelle riprese notturne, ad esempio le camere prisma che vengono usate per lo studio, la triangolazione dei bolidi, il recupero delle meteoriti, eccetera, è facile determinare la posizione in cielo della traiettoria del bolide, perché potete usare le stelle come riferimento
e quindi avete, diciamo, non istantaneamente, ma insomma in tempi ragionevolmente brevi, ascensione, retta, declinazione della traiettoria del bolide in funzione del tempo. Qui invece, essendo un bolide diurno, chiaramente non avete le stelle di sfondo e quindi dovete fare una calibrazione a posteriori, quindi dovete prendere le immagini in cui compare il bolide, recarvi sul posto di notte, fare una ripresa notturna, sovrapporre le immagini del bolide con quella dello sfondo notturno e ricavare altezze azimut della traiettoria del bolide in funzione del tempo. Ok, quindi capite che è stato necessario un lungo lavoro di ricostruzione, così come è stato necessario un lungo lavoro di ricostruzione questa delle ombre. Vedete, questo lampione proietta un'ombra, questa è l'ombra dovuta al bolide che sta passando, okay? Che diciamo è diventato più brillante del sole, quindi diciamo le ombre del bolide soverchiavano quelle gettate dal sole, e dopodiché bisogna andare a calibrare con le ombre del sole. Voi sapete esattamente altezze azimut del sole, quindi sapete quanto è alto il lampione, quindi anche qui potete ricostruire altezze azimut della testa del bolide che stava cadendo verso il suolo. Quindi con questi due tipi di informazioni è stato possibile triangolare la traiettoria e quindi è stato possibile ricostruirla con un buon grado di precisione. Quindi sappiamo che l'altezza iniziale della traiettoria è stata 97 km. C'è stato un primo picco di luminosità quando c'è stato l'inizio della disintegrazione dell'oggetto a circa una trentina di chilometri, e poi l'altezza finale, quando diciamo il fireball è sparito, si è estinto, a circa 14 km d'altezza. La velocità circa 19 km al secondo, quindi la velocità di ingresso in atmosfera, con un'inclinazione di 18 gradi, quindi vedete anche qui un oggetto abbastanza radente, okay? Abbastanza inclinato sulla superficie terrestre. E poi ovviamente una volta che conoscete, avete triangolato la traiettoria, conoscete la velocità prima dell'ingresso in atmosfera, potete ricostruire l'orbita eliocentrica e quindi determinare che orbita seguiva l'oggetto attorno al Sole, e potete eventualmente andare alla ricerca di asteroidi progenitori, eccetera, eccetera. Ma ovviamente quando c'è stata l'esplosione alla quota di circa 30 km, quindi quando il corpo principale di 20 metri si è disintegrato in più pezzi, è stata generata un'onda d'urto che è arrivata al suolo e ha provocato una serie di danni minori, chiamiamoli così, quindi la rottura dei vetri delle finestre della città di Chelyabinsk. In complesso però sono stati danneggiati più di 7.000 edifici, quindi nonostante le dimensioni inferiori, nonostante l'esplosione a 30 km d'altezza, eccetera, eccetera, comunque 7.000 edifici sono stati danneggiati, con 1.500 feriti, quelli che si sono beccati le schegge dei vetri, delle finestre. Ecco, e questo vi fa un pochino il riassunto: e più il pallino è rosso, più il danno è importante. Quindi vedete, questa è, qui c'è la città di Chelyabinsk, e questo, la scia bianca rappresenta il luogo dell'esplosione, qui è dove finisce la traiettoria del fireball e qui è dove continua la corsa dei frammenti maggiori, anzi del frammento maggiore, anche se in realtà l'asteroide si è diviso in due, ok, ma ne è stato ritrovato solamente uno. E in effetti di meteoriti ne sono state ritrovate un po', diciamo un po' sotto alla zona dell'esplosione, l'epicentro, ok? Quindi la stessa cosa deve essere successa probabilmente a Tunguska, quindi devono essere cadute delle piccole meteoriti direttamente sotto l'epicentro, mentre le più grandi invece devono avere continuato il loro volo e quindi essere finite lontano dalla zona in cui cercava Kulik. Lui cercava attorno all'epicentro, ma l'epicentro, diciamo, forse è il posto meno adatto per cercare oggetti macroscopici. Quindi i pallini gialli rappresentano appunto il luogo in cui sono stati ritrovate le meteoriti, ma vedete che sono robetta piccola, un paio di chilogrammi, 3,4 kg, il pezzo grosso da quasi 600 kg è finito nel lago Chebarkul. Il lago Chebarkul è quindi stato, diciamo,
raccolto, era ottobre, nell'impatto il lago era ghiacciato, aveva la superficie ghiacciata, questo frammento ha provocato un buco di circa 6 metri di diametro, dopodiché è stato recuperato qualche mese dopo, e qui vedete, questo qui è il frammento maggiore, diciamo così, dell'evento di Chelyabinsk. Nel complesso sono stati, diciamo, si stima che le meteorite al suolo siano circa 800 kg, ok? Quindi sicuramente ci sono ancora tante meteorite da trovare, e soprattutto manca all'appello il secondo frammento, macroscopico, perché c'è questa bellissima foto che ve la mostra. Qui vedete, quando dopo l'esplosione a 30 km d'altezza ci sono due scie parallele, e queste sono corrispondenti ai due frammenti, uno è andato a finire nel lago Chvarkul e l'altro non si sa che fine abbia fatto, doveva essere più o meno nei paraggi del lago Chvarkul, ma non so, cioè almeno non ho notizie del recupero. Ecco, quindi termina qui questa breve esposizione dei casi di Tunguska e di Chelyabinsk, che vi fanno capire quanto effettivamente il nostro pianeta sia sottoposto a un bombardamento continuo. Vi ho detto, più gli asteroidi sono piccoli e più la frequenza degli impatti è elevata. Chiaramente, quando l'asteroide è sufficientemente piccolo, la nostra atmosfera ci fa da scudo, ci fa da schermo, e quindi l'oggetto si disintegra prima di arrivare al suolo. Vedete che anche un oggetto relativamente grande come Tunguska o come Chelyabinsk non hanno scavato un cratere da impatto, si sono disintegrati prima, perché gli asteroidi, specie quelli che hanno subito delle collisioni, non sono delle schegge monolitiche, granitiche con un'alta coesione, ma possono avere delle fratture, dei vuoti al loro interno, ragion per cui se ad esempio Tunguska era un oggetto Rubble Pile come Bennu, beh, è chiaro che un corpo così, un corpo del genere, non sopravvive all'ingresso in atmosfera, ma si disintegra molto prima di toccare al suolo. Però comunque sono oggetti estremamente pericolosi, perché in ogni caso l'energia cinetica che possiedono è quella, e quando viene rilasciata istantaneamente provoca tutti gli effetti che abbiamo visto prima. Quindi vi ricordo che Tunguska è equivalente a 800 bombe atomiche come quella di Hiroshima, che non sono proprio uno scherzo, anche se, diciamo così, la bomba atomica di Hiroshima era una bomba abbastanza poco potente rispetto a quello odierne. In ogni caso, diciamo così, la nostra atmosfera ci protegge quotidianamente dai piccoli asteroidi, quelli dell'ordine del metro di diametro o qualche metro di diametro, quindi oggetti piccoli, che colpiscono la nostra atmosfera. Come ce ne rendiamo conto? Beh, questa diapositiva finale vi fa vedere le esplosioni in atmosfera avvenute dal 1988 fino alla fine del 2020. Ogni pallino è un piccolo asteroide che si è disintegrato in atmosfera. Più il colore è verso l'arancione, più l'oggetto, l'energia cinetica dell'impatto è elevata. Quindi vedete che il cerchio rosso, quello più grande, è Chelyabinsk, ok? Però vedete che ci sono anche tanti altri oggetti, cerchietti gialli, ad esempio, che hanno comunque, sono oggetti di una decina di metri di diametro, invece di essere di 20, sono una decina, ma comunque insomma sono oggetti abbastanza importanti, specie se invece di essere fatti di roccia sono di metallo, allora il metallo ha una coesione molto più elevata rispetto alla roccia, allora lì l'oggetto può arrivare al suolo e scavare un piccolo cratere da impatto. In media, diciamo, avete un evento importante ogni 14 giorni, che vengono rilevati dai satelliti militari di sorveglianza statunitensi. Ok, vedete che gli Stati Uniti sono sempre loro che girano, e quindi sono dati militari che però periodicamente vengono resi pubblici per, diciamo così, la gioia degli astronomi che si occupano di questi temi, che possono farne le statistiche. Non solo, ma vi danno anche, oltre alla quota dell'esplosione, vi danno anche la velocità e il vettore velocità, in modo tale che potete avere una prima ricostruzione dell'orbita. E in effetti, se voi prendete i dati di Chelyabinsk e del vettore di velocità che vi danno, i dati militari, e lo propagate all'indietro per ricostruire l'orbita, ottenete un'orbita molto molto simile
a quella pubblicata utilizzando la triangolazione dal suolo, le telecamere e tutto quanto. Quindi diciamo come primo screening per andare a studiare le orbite degli oggetti che ci colpiscono, che sono in area Earth più piccoli, quelli che non scopriremo praticamente mai al telescopio, solamente quando ci sono addosso, insomma, diciamo il primo asteroide scoperto prima di impattare la Terra è stato 2008 TC3 nell'ottobre del 2008, che aveva un diametro di circa 4-5 metri, è stato scoperto 24 ore prima, ma sono eventi abbastanza rari, di solito li, diciamo, li scopriamo quando già stanno esplodendo in atmosfera. Ecco, con questo ho finito, spero di avervi dato una discreta panoramica, insomma, del rischio asteroidi e dei due eventi, Tunguska e Chelyabinsk, e spero di avervi fatto capire dell'importanza del monitoraggio degli asteroidi, della scoperta preventiva degli asteroidi, perché è questa la chiave, la scoperta preventiva, perché altrimenti cercare di porre rimedio a una situazione in cui diciamo l'asteroide vi sta colpendo senza che voi l'abbiate scoperto con un congruo anticipo, è chiaro che allora può diventare molto difficile rimediare a una situazione che è già poco gestibile di sé. Quindi scoprire con il maggior anticipo possibile gli asteroidi potenzialmente in grado di colpire la Terra è proprio prioritario, anche perché è vero che la probabilità di collisione è bassa, ma se succede possono esserci degli effetti devastanti, ok? E quindi è un pochino come la pandemia, scusate se faccio questo parallelo, ma la probabilità che si sviluppi è bassa, ma quando si sviluppa gli effetti sono importanti, e quindi immagino che parecchie persone si saranno pentite di non avere, diciamo, mantenuto in efficienza il sistema sanitario nazionale, immagino. Qui alcuni libri, in particolare se volete aggiornarvi, Il cielo che ci cade sulla testa di Ettore Perozzi, dell'ASI, che diciamo è abbastanza recente, lo trovate facilmente, e vi fa un po' il quadro più approfondito, eccetera, ma si legge comunque bene, quindi adatto a tutti, del problema near Earth proprio. Quindi vi ringrazio e passo la parola a Paolo. Abbiamo un paio di domande, penso per Albino, perché erano state scritte durante la sua parte di presentazione. Te le dico tutte e due. Allora, dice, se ci sono dei sistemi di difesa, se sono stati almeno ipotizzati per neutralizzare eventuali rischi di collisione. E la seconda è, qual è la composizione del frammento più grande che è stato ritrovato a Cherbakul? E se emette delle radiazioni, se emette radiazioni il frammento. E poi ancora una cosa, Stefano Tosi ricorda il suo professore di Bologna, Minnucci, che aveva nel suo studio del materiale raccolto proprio a Tunguska durante la spedizione che hai citato. No, dunque, se ci sono dei sistemi, diciamo, pronti a intervenire per, diciamo, evitare un impatto, no, la risposta è no. Nel senso che, ci sono studi al riguardo, ma sempre teorici. Diciamo la prima missione che diciamo proverà sul campo una tecnica di deflessione di un asteroide, che è la missione ERA, dovrebbe partire fra qualche annetto, se non hanno tagliato i fondi nel frattempo, e consiste nello sparare un proiettile a un piccolo satellite dell'asteroide Didymos e per vedere l'effetto che fa. E però, diciamo così, questa è, diciamo, l'unica prova sul campo non banale da mettere in atto. Per il resto non c'è niente di pronto, quindi non ci sono missioni spaziali pronte a partire per intercettare l'asteroide, e con vari metodi che possono andare dal lancio del proiettile alla vaporizzazione della superficie al trattore gravitazionale, eccetera, diciamo così, cambiargli
il vettore velocità, quel tanto che basta per evitare la collisione. Anzi, da questo punto di vista, anche i telescopi al suolo non costituiscono una protezione al 100%, ma solo al 30%, per il semplice motivo che mancano i grandi telescopi nell'emisfero australe, quindi le grandi survey sono sostanzialmente nell'emisfero boreale della Terra, quindi un asteroide pericoloso che fosse osservabile solo dall'emisfero sud non avrebbe nessunissima difficoltà a colpire la Terra senza essere visto, e soprattutto i telescopi possono essere usati solamente durante il giorno, solamente durante la notte, scusate, e non durante il giorno. Quindi, ad esempio, l'asteroide di Chelyabinsk arrivò dalla parte diurna del cielo e quindi non poteva essere scoperto durante la fase di avvicinamento, come ad esempio è avvenuto per 2008 TC3 di cui parlava prima Paolo. Quindi bisognerebbe porre ad esempio un telescopio spaziale all'altezza dell'orbita di Venere che guarda verso la Terra per cercare di scoprire i near Earth che arrivano dal lato diurno, o comunque che hanno orbite per lo più all'interno dell'orbita terrestre, che sono molto difficili perché seguono le stesse vicende di Venere e Mercurio. Quindi sono osservabili solamente alla sera, dopo il tramonto, o all'alba, poco prima del sorgere del sole, quindi hanno delle condizioni di osservabilità complicate. Ragion per cui al momento siamo assolutamente indifesi, se non per il 30% di near Earth che comunque i telescopi riescono a detectare, ma non c'è una protezione veramente efficace. Quindi, come tante cose a questo mondo, si va avanti così, poi quando succede. Cambieremo Bruce Willis. Era la composizione, quello. La composizione del frammento, quel frammento grosso da 570 kg. Sì, beh, niente, era un frammento roccioso, era una condrite sostanzialmente, quindi una meteorite abbastanza primitiva, niente di esotico. Ad esempio è molto più esotica la meteorite Cavezzo, quindi quella che è caduta in Emilia Romagna il 1 gennaio del 2020. Però comunque lì si va sui rapporti isotopici eccetera eccetera di ossigeno e quant'altro, ma comunque in linea generale le meteoriti non sono pericolose, quindi non sono radioattive eccetera, non sono più radioattive di una qualsiasi pietra terrestre, quindi non c'è nessun problema a prenderle in mano, che però non va fatto, non perché vi dovete proteggere dalla meteorite, ma è la meteorite che deve essere protetta da voi. Quindi se trovate qualcosa che potrebbe assomigliare a una meteorite, quindi un sasso scuro con una patina nera sopra, cercate di non toccarlo con le mani, di metterlo, diciamo, in sicurezza, in un sacchetto di plastica almeno, e poi contattare ad esempio la rete Prisma, che vi darà tutte le indicazioni per le analisi e quant'altro. Tenete presente che se trovate una meteorite, e questa è una cosa, diciamo, un luogo comune, non diventate ricchi, perché o è una meteorite marziana o lunare, che sono rarissime, costano tantissimo, e va bene, ma prima di sapere che tipo di meteorite è, dovete farla analizzare. Non è che raccogliete la meteorite, c'è scritto sopra meteorite lunare, avete vinto. Quindi dopo il passaggio in laboratorio è chiaro che l'oggetto viene restituito, perché diciamo il proprietario della meteorite è chi la trova, d'accordo? Quindi non vi viene sequestrato eccetera eccetera, e però almeno l'avete fatta caratterizzare e quindi sapete che cos'è, e quindi potete, diciamo, eventualmente, se proprio siete venali, rivenderla sul mercato e a seconda del tipo, della provenienza, avere un incasso più o meno alto. Però è importante che tutto quello che viene ritrovato è una sospetta meteorite, che non venga intascato, messo nel cassetto eccetera, ma venga inviato per l'analisi. Quindi mi raccomando, contattate la rete Prisma, www.prisma.inaf.it, perché in questo modo, diciamo, se effettivamente una meteorite, avrete
campioni indietro, quindi potrete farne quello che volete. Vi Grazie. Faccio subito presente che il 99,9% delle segnalazioni che arrivano a Prisma sono tutti sassi terrestri, quindi è estremamente difficile, però non si sa mai. Altra domanda? Scusa che me le sono dimenticate nel frattempo. Niente, domande, ce ne è arrivata una, ma penso sia per Paolo perché è arrivata mentre parlavi tu. Niente, okay. Raccontava Stefano che si ricorda di un suo professore di Bologna, Adriano Guarnieri Minucci, non so se lo conosci, che aveva nello studio materiale raccolta tunguska. Okay. Ah, ecco, sì, a proposito di questo, se qualcuno di voi, adesso quando riapriranno tutto, eccetera, vuole andare a vedere del materiale proveniente da Tunguska, può anche andare al Museo del Cielo e della Terra di San Giovanni Persiceto, che è gestito da Romano Serra, e lui ha partecipato a diverse spedizioni verso Tunguska, e quindi c'è del materiale esposto proveniente direttamente dalla regione di Tunguska.